Io intanto vorrei cominciare da due premesse. La prima riguarda il titolo di oggi, che infatti nei principi non negoziabili. È molto importante capire la questione dei principi non negoziabili, intanto di cosa stiamo parlando, perché è invalsa un po' così in generale la dizione valori non negoziabili, no? Questo non lo si usa ormai comunemente, valori non negoziabili, ma la dottrina sociale della Chiesa parla di principi non negoziabili, che è una cosa ben diversa, perché i valori in qualche modo sono sempre come dire, una derivazione, cioè un qualcosa da cui derivano dei valori, no? Tant'è vero che a seconda delle culture ci sono anche dei valori diversi, no? Mentre invece la questione dei principi, così anche come l'ha spiegata molto chiaramente Benedetto XVI, riguarda proprio i fondamenti della società, i fondamenti di qualsiasi comunità civile, umana. Sono quelle cose che non possono non essere riconosciute da tutti, pena la distruzione della società. Quindi, come la prima sono stati elencati vita, famiglia, libertà di educazione, sono i principi. Non è un problema, quindi è chiaro che va rispettato, non so, il lavoratore, va rispettato l'immigrato, va rispettato, ovviamente, ma non si potrebbe avere un rispetto per la persona se mancasse il principio della vita, il principio della sacralità della vita, che si gioca soprattutto dal momento del concepimento e anche, soprattutto oggi vediamo, anche nel momento del fine vita. In qualche modo quello che accade tra la nascita e la morte, in qualche modo è la conseguenza di come noi giudichiamo questi due momenti iniziali, che sono il principio. Se salta il principio della sacralità della vita, alla fine spetta al potere, che non necessariamente è un governo, ma spetta al potere, quindi a chi è più forte, stabilire cosa è vita, cosa non è vita, cosa vale la pena essere vissuto e cosa non vale la pena essere vissuto. Lo stesso vale il discorso per la famiglia e l'educazione, perché tutto si gioca attorno all'uomo e alla missione dell'uomo, e a ciò che l'uomo è, non semplicemente cosa le culture pensano dell'uomo, ma ciò che l'uomo è strutturalmente. Per cui, quando parlo di principio, non ci sarebbe neanche bisogno di dire non negoziabili, perché sono i principi, punto. Bisogna dire non negoziabili perché oggi si negozia su tutto. E quindi anche questi principi vengono, sono, in qualche modo, sono frutto di negoziati e compromessi. Ma qui si gioca, come dire, sui principi non negoziabili si gioca in realtà tutta la nostra vita e la vita di una società. La seconda premessa riguarda la prima parte del titolo Fatima, soprattutto diciamo, le apparizioni, perché noi normalmente quando pensiamo alle apparizioni pensiamo al messaggio. Cosa ci dice la Madonna in queste apparizioni? Che non è che sia sbagliato, per carità, ma è in qualche modo riduttivo. Perché le apparizioni della Madonna, innanzitutto, sono un fatto, un qualcosa che accade, un evento che sconvolge la vita di chi è coinvolto. Voi avete tutta questa realtà, no, mi pare già nasce intorno, ma questa, come dire, è una conseguenza. Ma mi colpiva, 2 anni fa sono stato a Civitavecchia, ho incontrato Fabio Gregori, appunto della Madonnina Civitavecchia, e quando lui raccontava che cosa è successo, questo si percepisce chiaramente. Pensate, una normale famiglia, come anche saranno le vostre,
uno ha i suoi problemi, i suoi progetti, i suoi lavori. A un certo punto accade, nel suo caso, che la Madonna comincia a sanguinare, oppure che appare la Madonna, come anche a Fatima e Pastorelli, probabilmente sicuramente erano dei bambini, avevano la loro vita, il loro orizzonte, i loro sogni di cosa avrebbero fatto da grandi. D'improvviso accade un qualcosa che ti sconvolge completamente la vita. E questo prima ancora che la Madonna dica qualcosa, che dica di costruire una chiesa piuttosto che delle profezie sul futuro. Ed è molto importante questa cosa, perché è il cristianesimo stesso che è così, che è un fatto, che è un avvenimento che tocca direttamente le nostre vite, e non è soltanto dei messaggi poi da mettere in pratica. È uno sguardo completamente diverso sulla vita, come quando uno si innamora, che comincia a guardare le cose in un modo diverso, no? Qui è addirittura molto di più, cioè, immaginate voi, no? Noi, vengo qua, voi siete venuti qua, avete le vostre vite, immaginate che adesso uno tornando a casa gli appare la Madonna, immaginate che cosa può succedere, veramente è uno sconvolgimento che poi ha anche delle conseguenze evidentemente concrete. Qui non esisterebbe questa struttura se non ci fosse stato un fatto che ha sconvolto la vita di qualcuno. Questo è importante perché, come dire, per esempio riguardo Fatima, una cosa che mi ha molto colpito è quando appunto nella testimonianza dei pastorelli su Lucia si dice chiaramente che hanno fatto l'esperienza di essere nel cuore di Dio. Cosa vuol dire questo? Che uno, come dire, ha avuto il dono, almeno per un istante, di guardare il mondo, di guardare gli uomini, di guardare la storia con gli occhi di Dio. È il desiderio che dovremmo avere tutti noi, la tensione che dovremmo avere tutti noi, a giudicare il mondo come lo giudica Dio, ad amare il mondo come lo ama Dio, ad amare gli altri come lo ama Dio, cominciando da noi. Ma se uno fa un'esperienza di questo genere, essere nel cuore di Dio, vede per un attimo, percepisce per un attimo che cos'è l'amore di Dio, è chiaro che cambia tutto, cioè non puoi più vivere secondo la logica degli uomini. E noi bene o male tutti viviamo in questa logica, no? Anche se facciamo un cammino proprio per imparare, anche dei santi, per imparare a guardare la realtà in un modo diverso, con gli occhi di Dio. Ma immaginate che esperienza è questa qui, di essere nel cuore di Dio. Appunto, questa, prima ancora dei messaggi, questo qua è il fatto decisivo. Perché questo fatto, anche dell'apparizione della Madonna, quindi anche di questa esperienza, qual è il punto centrale? Che uno capisce, intuisce, ma in quel momento ne fa esperienza, come nel caso di Fatima, di quanto Dio ami l'uomo, di quale passione Dio abbia per l'uomo. E questo vuol dire anche però per la nostra libertà, perché non ci costringe ad amarlo. Semplicemente ci dona il suo amore, ci fa partecipe del suo amore, perché anche noi impariamo lo stesso, ma siamo liberi, Dio ci fa liberi. La Madonna apparendo come a Fatima ci lascia, ci testimonia questo amore, è testimonianza di questo amore, di questa premura. Signore, cosa è l'uomo perché te ne curi, dice il Salmo. Siamo nulla, eppure
siamo poco meno degli angeli, come dice un altro salmo ancora. Dio ci ama, e l'apparizione della Madonna, così come l'incarnazione di Gesù, sono la testimonianza di questo amore, perché noi comunque non comprendiamo, noi continuiamo ad andare per la nostra strada, noi costruiamo le nostre case, le nostre famiglie, le nostre città, le nostre nazioni, a prescindere da Dio, come se Dio non esistesse, visto una volta Benedetto XVI, e lui è sempre lì, paziente, che ci manda segnali, avvertendoci anche, convertite, perché se non vi convertite le cose vanno a finire male, ma non perché non ci vuol bene allora, ma perché la nostra natura, per nostra natura siamo chiamati a costruire secondo l'ordine di Dio. Allora c'è questo fatto, questa compagnia, ma che ci lascia liberi, ci lascia liberi. Io rivedendo in questi giorni, rivedendo un attimo, tra 5 giorni è il 100° anniversario dell'ultima apparizione di Fatima, è l'apparizione poi con il miracolo del sole. E devo dire, la domanda che mi sorge, che mi sorgeva, dico, accidenti, cioè non i 3 pastorelli, ma 70.000 persone, evidentemente piene di fede, perché comunque avevano sfidato un nubifragio che c'era il giorno prima, quindi si recano lì, accettano a un certo punto di chiudere l'ombrello, malgrado il missile temporale enorme, e assistono a questa cosa incredibile. Quindi in 70.000 l'avevano. Eppure, se uno guarda la storia, cosa è veramente, uno può immaginare che se 70.000 persone, quindi lo testimoniano, si scrive sui giornali, si sa, tutti lo sapranno di questa cosa, tanti l'hanno vista, quale cambiamento radicale c'è stato in Portogallo, in Europa, nel mondo? Tant'è vero che si è avverata quell'altra parte della profezia: se non vi convertirete, questa guerra sta finendo, ma ne arriverà un'altra peggiore. E infatti è arrivata. Quindi mi fa ricordare la parabola del ricco Epulone: gli è andato ad avvertire, di che vado ad avvertire i miei fratelli, ma neanche se verrà uno che risorge dai morti si convinceranno, perché tutto sta alla nostra libertà, non semplicemente al fatto che accade. Il fatto, la realtà ci richiama, sicuro, ma poi gioca la nostra libertà. Non so se qualcuno di voi ha mai letto un libro di un romanzo di Bruce Marshall, Il miracolo di Padre Malachia. È una storia bellissima. Marshall è un bellissimo autore, molto simile a Chesterton nel suo modo di scrivere. Per dire cos'è la libertà degli uomini, insomma, siamo in Scozia, perché Marshall è scozzese, quindi sapete, cattolici, protestanti, e c'erano delle dispute continue tra i preti cattolici e i protestanti. E allora c'è questo prete che, insomma, pieno di fede, ma insomma poi ci credeva veramente, e quindi si scontrava continuamente, dialetticamente con i protestanti, e una volta, preso dalla foga, dice, ma guarda, ma scusa, ma è talmente vero che se uno, io ti dico che avendo fede, quel paese lì che sta sopra quella collina, te lo posso spostare su quell'altra collina. Lancia questa scommessa, dopodiché quando torna in parrocchia dice, ma cosa ho detto? Metto a repentaglio anche tutta la fede cattolica in una scommessa assurda, cioè spostare un paese da una collina all'altra. Ma come mi è venuto in mente di dire una stupidaggine di questo genere? E poi però, magari ragiona anche con gli altri preti, col vescovo, che tutti dicono, cioè come si fa a andare a dire una cosa di questo? Adesso come facciamo? No? Perché insomma ci si perde la faccia. Poi viene fuori un bellissimo dialogo anche sul miracolo, sul significato dei miracoli, e il prete a un certo punto dice, ma scusate, ma noi ogni giorno siamo testimoni di un miracolo, e più miracoli così non si può, un pezzettino di pane
che diventa il corpo e il sangue di Cristo, che è un miracolo quello, cioè, e allora tutto diventa possibile. Insomma, alla fine, per farla breve, lui riesce effettivamente con la sua fede a spostare un paese da una collina all'altra. Uno si immaginerebbe all'inizio c'è stupore, ma bastano pochissimi giorni perché qualcuno comincia a dire: ma scusate, ma quel paese è sempre stato lì, non c'è mai stato dall'altra parte. E quindi comincia questo, e alla fine, come dire, tutto torna nella normalità. Cioè, è come un miracolo enorme, come potrebbe essere questa storia, no? Immaginate Schio che viene spostato da un'altra parte, così da un giorno all'altro, e tutti però continuano, no? Come se niente fosse. Perché comunque la realtà si impone, i fatti si impongono, ma poi è veramente la nostra libertà che sceglie. Però, dicevo, il fatto delle apparizioni, che siano appunto, ce ne sono poche che sono oggettivamente riconosciute, ma ce ne sono tante altre di apparizioni di cui è comunque permesso, permessa poi il culto, la preghiera, eccetera. E, dicevo prima, sono proprio il segno di questo amore di Dio per l'uomo, questo privilegio, questo amore tutto particolare per ciascuno di noi e per tutti noi, un amore unico. Ed è qui che si capisce la questione, si capisce meglio la questione di principi non negoziabili. Perché allora è chiaro che se noi mediamo un pochettino su questo, capiamo che la vita di ciascuno di noi è unica, è talmente unica che per ciascuno di noi Dio ha mandato e ha sacrificato suo figlio unigenito. Per ciascuno di noi continua a mandare la madre di Dio perché ci accompagni, perché ci guidi, ci aiuti nella conversione, a domandare la grazia della conversione. Allora è chiaro che capiamo che davvero la vita di ciascuno di noi è assolutamente preziosa, inviolabile. Nessuno ci può mettere sopra le mani, nessuno può manipolare la nostra vita, a nessuno è concesso, perché ognuno di noi, così come siamo, belli, brutti, malati, sani, ciascuno di noi è prezioso agli occhi di Dio, e a nessuno può essere concesso di mettere in discussione questo. La vita, ma quindi anche la famiglia e l'educazione, perché la famiglia è il luogo in cui l'uomo, e poi quindi l'educazione è il mezzo, allora è il luogo in cui l'uomo cresce, impara a conoscere se stesso, impara i rapporti con gli altri, impara l'amore dei propri genitori, impara, ha la possibilità anche di sviluppare tutte quelle potenzialità, come dire, che vanno secondo il progetto che Dio ha sulla singola persona. Quando ancora il mondo non aveva perso totalmente la ragione, non per niente nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo c'è scritto che la cellula fondamentale della società è la famiglia, non è l'individuo come oggi si vuole far intendere, ma è la famiglia, perché un uomo senza la relazione con l'altro, la prima relazione ce l'ha con i genitori quando nasce, non siamo nessuno. Immaginate, uno nasce e non c'è nessuno intorno, non imparerà a parlare, non imparerà a relazionarsi. Cos'è
una persona che senza un rapporto, soltanto attraverso un tu che uno percepisce di essere io. Se non ho un altro con cui confrontarmi, con cui crescere, con cui imparare, io non sono nulla. Questa è un'evidenza originaria, non c'è bisogno di farci tanti discorsi sopra. Io non ho deciso di nascere da solo. Se io sono quello che sono è perché ho avuto dei genitori in un certo modo, ho incontrato altre persone, ho avuto altri incontri nella vita, cioè, come dire, è assolutamente concreto questo. Quindi la famiglia è questa, e quindi se la famiglia è sana, aiuterà la persona e sarà un grande aiuto per la persona a svilupparsi, a imparare, a conoscere il mondo, ma soprattutto poi, si spera, a riconoscere questa originaria appartenenza a Dio. Se la famiglia non è sana e si fa di tutto per renderla, per disgregarla, è chiaro che poi se ne pagano tutte le conseguenze. E i numeri, basta vedere che cosa sta accadendo nelle nostre società occidentali, non solo, per capire quali sono i terribili costi umani, sociali, di un attacco alla famiglia. E l'educazione, chiaro, no? L'educazione è il metodo, proprio perché la famiglia è il primo soggetto educatore, è chiaro che c'è un diritto della famiglia anche a, come dire, a dare un'educazione e a garantire che ci sia un'educazione, anche se si fa dalla scuola, che ci sia un'educazione che sia in armonia con ciò che la famiglia, con ciò a cui la famiglia vuole educare. Questo è fondamentale. Perché una persona cresca e appunto cresca secondo un progetto del suo creatore. Allora, capiamo che la questione dei principi non negoziabili, anche relativa poi ai messaggi della Madonna o non si pone in termini ideologici, non si pone in termini di filosofia o di valori, si pone proprio nei termini di quello che è il disegno di Dio, semplicemente, di come Dio ci ha creati. Quindi vita, famiglia, educazione. Ma poi è chiaro che fatta questa esperienza dell'amore di Dio per l'uomo, poi ci sono, ogni apparizione ha anche, come dire, una declinazione particolare che passa attraverso dei messaggi, così come quando dei genitori nei confronti dei figli sottolineano una cosa piuttosto che un'altra a seconda del bisogno o dei problemi che vedono magari nei loro figli, no? Non è che uno dice sempre tutte le cose allo stesso modo, che ho due figli, no? Come credo sia l'esperienza di tanti di voi, uno ha diversi figli e ognuno è opposto all'altro, è diverso dall'altro, quindi devi intervenire pur la stessa cosa, ma la devi dire in modi diversi, in tempi diversi, poi oggi c'è bisogno di una cosa, ma domani c'è bisogno di un'altra, così la Madonna interviene, ci accompagna in questo cammino e a Fatima interviene in modo molto particolare, beh, non parlava mai ovviamente dei principi non negoziabili, ma è chiaro che tutto quello che dice ha una grande attinenza a questo tema. Intanto pensiamo alla questione della guerra. C'è una guerra, la prima guerra mondiale in corso,
È vero, sta finendo, dice che sta finendo, però attenzione, se non vi convertite, arriva un altro. Peggiore. Credo che da questo punto di vista non c'è neanche bisogno di spiegare che cosa significa una guerra per la vita, per la famiglia, e di conseguenza anche per la libertà di educazione. Ha avuto milioni di morti sia nella prima guerra mondiale, ancora di più nella seconda guerra mondiale, soprattutto giovani, quindi con tutte le conseguenze del caso. Tanto per fare un esempio, che la Francia ha oggi, tutt'oggi, ha una grande tradizione di studi sulla demografia, quindi i più importanti centri di studio demografico sono francesi, e anche le politiche demografiche hanno un po', come le politiche familiari, hanno più efficacia in Francia, perché dopo la prima guerra mondiale hanno perso milioni di giovani, quindi con un impatto demografico pazzesco, perché immaginate cosa vuol dire anche l'impatto delle successive generazioni. E quindi da lì sono nate tutta una serie di iniziative, di studi per favorire un incremento demografico, che insomma, perché dopo la guerra la Francia era in ginocchio da questo punto di vista. La seconda guerra mondiale non c'è neanche bisogno di dire che cosa abbia significato da questo punto di vista, quanti sacrifici di vite inutili, sacrifici inutili. Come dire, nell'ottica del giudizio sulla storia. E ugualmente sappiamo che cosa una guerra può significare come pressione sulle famiglie, famiglie distrutte ovviamente, perché se muoiono i giovani mariti, i giovani padri, è chiaro che insomma, l'effetto sulla famiglia non è poco. Ma anche le pressioni che poi la fame, la miseria, i bisogni che la guerra porta, le pressioni che tutto questo mette sulle famiglie. Non credo che ci sia bisogno di capire di quanto da questo punto di vista la guerra, quindi il desiderio della Madonna che ci si convertisse per evitare tutto questo, non c'è bisogno di chiarire ulteriormente la questione per 5 minuti iniziali. Qualche parola in più invece merita l'altro aspetto, perché a un certo punto parla della Russia che propagherà i propri errori in tutto il mondo. Infatti siamo proprio alla vigilia della rivoluzione russa, della rivoluzione d'ottobre, che ha trasformato la Russia in un regime comunista, poi sovietico, quindi con l'aggregazione di altre repubbliche vicine. E gli errori, quali sono gli errori? Il primo, il più importante, è l'ateismo. Questo è il vero grande errore. Un errore perché appunto, peraltro, la Madonna dice che in seguito a questo i cristiani saranno perseguitati. Infatti sappiamo come è andata a finire nell'Unione Sovietica, e non solo nell'Unione Sovietica, perché poi i regimi comunisti si sono propagati nel mondo e tuttora ce ne sono di vivi e vegeti. Quindi l'ateismo però è il punto centrale, la negazione di Dio, al punto che il comunismo si pone come un'antichiesa, in qualche modo la chiesa rovesciata, in cui come dire, l'uomo comunista in qualche modo prende il posto di Dio. La cancellazione di Dio dà una, fa in modo che si prendano una serie di valori, in questo caso si può parlare di valori che anche erano cristiani, la giustizia,
la solidarietà, ma che vengano, in modo che vengano totalmente, come dire, staccati dalla loro origine, diventano una ripetizione grottesca e violenta. Perché la giustizia umana non è certo la giustizia divina, ma è la giustizia secondo il disegno di Dio. E quindi per affermarsi ha bisogno di una violenza. L'ateismo si pone proprio come la negazione della concezione dell'uomo secondo la creazione di Dio. Non è soltanto una questione politica, non è soltanto una questione di repressione, un regime totalitario, quindi già di per sé negativo, ma bisogna capire la questione del totalitarismo. Il totalitarismo non è semplicemente la dittatura. La dittatura, certo, è un metodo poi di governo, ma il totalitarismo è la presunzione che quel regime lì sia la risposta a tutto e che quindi debba controllare tutto, che quindi abbia una risposta per tutto e che tutto deve essere ricondotto a quel potere, a quel regime. È il regime totalitario, il regime che dice che se il cielo è verde, tutti devono dire assolutamente che il cielo è verde. Non si può tollerare che neanche uno guardi il cielo e abbia un'espressione un po' perplessa. Non si può. Il totalitarismo è appunto una pretesa di risposta totale, globale, alla persona, ai bisogni della persona. Per quello pensa a tutti i bisogni dalla nascita fino alla morte. Non è la dittatura semplice, cioè il capo di un regime che in qualche modo vuole comandare, quindi cerca di imporre la sua volontà, ma sempre dovendo scendere a compromessi anche con i vari poteri che ci sono. Il totalitarismo è proprio così come il cristianesimo è totalizzante, scusate, perché è la risposta ai bisogni profondi dell'uomo, alle domande più profonde dell'uomo che sono sul senso della vita. Così un regime comunista, così come è stato concepito, come è nato, si pone nella stessa identica prospettiva. Tutto è riportato al regime, al comunismo. Il partito decide tutto. La felicità è tutta legata al partito, al regime, all'idea del comunismo. E se qualcosa oggi ancora non va, non vi preoccupate, perché sono ancora le forze della reazione che ci stanno disturbando, ma quando il comunismo sarà perfettamente realizzato, allora sarà il paradiso in terra. E notate che l'idea del paradiso in terra è un linguaggio religioso, comunque un linguaggio mutuato dalla religione. In fondo il comunismo è messianico, annuncia un mondo nuovo dove tutti gli uomini saranno felici, dove tutti gli uomini saranno liberati da una serie di problemi, bisogni, non avranno più bisogno neanche di rivolgersi a Dio, perché avranno capito che la risposta è tutta qui, in questo regime. Quello sarà il paradiso in terra, intanto di peccare l'inferno, ma insomma, in vista del paradiso. Per cui c'è questo aspetto, cioè questo è l'errore, questa negazione di Dio, questa attesa di un paradiso in terra che in realtà abbiamo visto in questi 100 anni essersi trasformata, laddove è stato realizzato, nell'inferno. E se qualcuno ancora ha qualche dubbio, forse dovrebbe dare un'occhiata alla Corea del Nord, per esempio, o anche alla Cina, perché malgrado tutti i discorsi che si fanno sulla modernizzazione della Cina, il controllo sulla vita delle persone resta totale. Thank you.